ognuno è ciò che caratterizza la forza, la dignità dell'essere umano. Bruno è un grande propugnatore del futuro. Un simbolo fra i più potenti della libertà di pensiero, per la sua scelta di terminare la propria esistenza in modo eroico e coerente, piuttosto che rinnegare gli ideali e condurre così una vita che avrebbe perso di significato. Avere preferito una morte animosa ad un'imbelle vita, scrisse nelle sue ultime ore Giordano Bruno, mentre davanti ai giudici dell'Inquisizione seppe rispondere: «Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla». Il 17 febbraio del 1600, 414 anni fa, l'oscurantismo della Chiesa romana uccise con un rogo a Campo dei Fiori, a Roma, il corpo del filosofo Nolano. Ed oggi a Napoli, nella sala del capitolo del complesso di San Domenico Maggiore, proprio dove Bruno cominciò i suoi studi ed ebbe i primi problemi con l'Inquisizione, ecco il ricordo di uno dei suoi migliori studiosi, il filosofo Aldo Masullo. E con la lezione di Aldo Masullo parte un ciclo di conferenze promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Napoli nel quadro dell'iniziativa L'orgoglio è un pensiero, pensato a Napoli. Un'iniziativa elaborata per il 30° anniversario della scomparsa di Edoardo, che all'allora sindaco Maurizio Valenzi scrisse: «Ricorda sempre che alle offese, le ingiurie e le calunnie, il napoletano deve rispondere con il suo orgoglio». E come pare che effettivamente Bruno ci insegni a rimettere al suo posto ciò che è giusto. Ecco il concetto della giustizia. Non come giustizia dei tribunali, eccetera, come giustizia dell'ordine civile. Un ordine civile è un ordine quando è giusto. Mi pare la conclusione più essenziale di tutto il pensiero bruniano: ritornare a noi, ritornare alla nostra dignità di uomo, cioè ritornare ad un mondo giusto, ritornare ad un mondo in cui il tempo e lo spazio vengano amministrati dalla società umana, rispettando la vita, la dignità di ognuno, rispettando il diritto di ognuno ad essere ugualmente partecipe del governo della propria società.